Allora, oggi vediamo un esercizio di blues. Facciamo un piccolo blues con la chitarra. Praticamente funziona in questo modo. Il terzo dito, l'anulare, lo sacrificherò per ottenere una nota di basso di sol, ovvero questa qui, che suonerò col pollice della mano destra. Adesso, per il momento, lo tolgo un attimo questo dito per vedere cosa accade sotto in questa zona qui. Lo togliamo. Praticamente, per cui immaginiamo questo sta qui, io userò il mignolo per fare queste note qui. 0 della corda re. Poi schiaccerò col mignolo il terzo tasto della corda re, questo è un fa. Poi, e lo suonerò con l'indice della mano destra. Per cui 0, 3. Poi, con il medio della mano destra, suonerò il sol 0. Poi suonerò il sol al tasto 3. E poi suonerò, per ultima cosa, di nuovo il sol tasto 0, senza dito. Per cui esce fuori questa melodia. Oh, a me conviene aggrapparmi con l'anulare della mano destra sulla corda Si, che non toccherò per fare questo esercizio. Perché mi conviene? Beh, mi darà una sensazione di stabilità, mi darà più stabilità. Sarò aggrappato alle corde, per cui otterrei questa cosa qui. Da, 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 da. Facciamo, levo il pollice di mezzo, che forse si vede meglio. Mi avvicino anche. Farò questa cosa qui. Ok, due volte questa corda e tre volte questa sotto. Vedete, questo rimane aggrappato. Questo sistema di rimanere aggrappato con il dito mi aiuta tantissimo. Non lo sottovalutate, provate a farlo. In realtà io spingo, vedete, la corda si sposta, perché io da sotto spingo a sopra. Praticamente mi dà una sensazione di stabilità. Ecco, adesso mettiamo anche le note e ottengo questo risultato. Adesso ritorniamo al basso, alla nota di partenza. Questa nota di partenza me la preparo, ma non la suonerò subito, la suonerò alla quarta nota, per cui 1, 2, 3, 4. Adesso suonerò insieme, farò una specie di pinzetta, questo andrà in giù e questo andrà in su, tipo una pinza. Ecco, questo è il risultato. Per cui... questo è quello che voglio ottenere. Per cui l'esercizio completo sarà questo qui. Vediamo cosa succede quando faccio, dopo aver fatto questa melodia, ottengo questo, per cui sarebbero quattro movimenti. 1, pollice, poi 2 sarebbero queste due corde suonate insieme, senza dita, senza, per cui tasto 0 sarebbe un re tasto 0, sol tasto 0, insieme, le pizzico insieme in questo modo. Per cui una cosa molto 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 importante da tenere sempre in considerazione è che quando suono il basso devo sempre cercare di poggiarmi sulla corda sottostante. Vedete? Faccio questo. Come ottengo questo risultato? Mi appoggio sulla corda, a un certo punto, boom, si appoggia, casca praticamente sulla corda sottostante. Perché fare questo? Perché l'alternativa è questo, staccare. Se io staccassi il pollice, perdo tempo due volte. Vi faccio notare questa cosa. Perdo tempo per allontanarmi e perderò tempo per ritornare. Perché ritornare? Perché subito dopo dovrò risuonare questa corda. Ok? Per cui perderò in continuazione tempo in un verso e nell'altro. Capite bene che questa cosa mi pregiudica molto la velocità di esecuzione. Per cui...
primo step, pollice, secondo step, queste due dita che scoccano le corde. Adesso succede una cosa molto particolare. Devo immaginare la mano destra come se fosse quella di un manichino. Avete presente i manichini, quelli che gli mettono i vestiti nei negozi di abbigliamento? Le mani sono rigide, per cui non si aprono, non si muovono. Devo rimanere nella forma in cui sto, in questa, praticamente. Vedete? Devo rimanere in una cosa del genere. Non devo aprire la mano, devo rimanere in questo modo. E rimanendo in questo modo, devo effettuare una rotazione di questo tipo. Il polso si ruota. Adesso sto esagerando il movimento per farvelo notare. Basterà molto meno rotazione. Perché devo ruotare? Per ottenere poi il terzo movimento, che sarà questo. È un colpo secco. Questo movimento, se non muovo la mano, come abbiamo detto, se non apro, se non cambio il movimento da dove vengo, uno, due, se non cambio il secondo movimento, quando farò questa cosa qui, mi ritroverò praticamente come stavo sul secondo movimento. Perché? Perché non ho cambiato la posizione, per cui dove stavano le dita prima, se io risbatto, ci ricapitano. Io devo ottenere questo risultato. Perché? Perché poi sul quarto movimento, che è identico al secondo, dovrò riscoccare le due corde. Per cui sarebbe questa cosa qui. Sposto così, così vedete, concentratevi sulla mano destra. 1, 2, 3, 4. Qui non sta succedendo niente, c'ho solo questa nota qui, di basso. Ecco qua. Per cui diciamo sono due esercizi collegati tra loro, perché questo potrebbe essere un esercizio. E quest'altro, un altro esercizio, che collego tra loro. Questo è il risultato finale. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Provate. Fatemi sapere anche se ci riuscite. Vi saluto. Ciao.